Allora, ragazzoni, siete pronti per la storia di Milena Quaglini, la nostra serial killer nostrana tutta italiana, nonché eh, ucciditrice di uomini? Perché molto spesso comunque è così: gli uomini uccidono le donne, le donne uccidono gli uomini. E via, comunque sempre maschi contro femmine nella vita, no? Gli elementari ci hanno cresciuti così e poi la gente no, continua. Comunque, dai, Milena Quaglini. Milena Quaglini è questa ragazza donna che vedete qua, 40 anni, quindi adesso non proprio una ragazzina. Però di certo ne dimostrava anche un po' di meno perché era minutina, era bassina, magrolina e questa cosa tenetevela bene a mente, perché non vuol dire nulla, cioè, nel senso, anche se sei minuta e gracilina. Questa. Mm. Bene. Allora, partiamo da un evento. Partiamo da. non è il, il primo evento della sua vita, ma è il primo evento in senso storico che eh, attira l'attenzione su Milena Quaglini. È il 2 agosto del 1998. È una domenica pomeriggio. E ci troviamo a Stradella in provincia di Pavia. Ora, io queste zone non le conosco, stiamo parlando tutti di paesini piccolini, quindi sicuramente si emozionerà chi è della zona, chi conosce i paeselli, perché ogni volta che ci sono delle storie eh, incentrate su paeselli dove qualcuno di voi abita, vi emozionate, quindi magari qualcuno lo, lo, lo conosce. Allora. Eh, quel giorno, verso le 4 del pomeriggio, arriva una chiamata in centrale dai carabinieri e c'è una voce di donna dall'altra parte del telefono e il carabiniere non fa neanche in tempo a dire pronto 112 che la donna subito dice ho ammazzato mio marito. Cazzo. A rispondere al telefono è stato il vicebrigadiere De Montis che sarà anche colui che tratterà diciamo, tutto il caso e capisce subito che non si tratta di uno scherzo perché la donna ha una voce molto agitata e molto concitata e, e quindi insomma non lo prende come uno scherzo a quel punto però si preoccupa che la donna non metta giù il telefono e scappi e quindi cerca di tranquillizzarla cerca di tenerla al telefono e quindi le fa fare delle cosine per dare il tempo intanto alla volante di raggiungere casa sua per lui intanto li manda e poi tiene lei al telefono per perché magari non, non ammazzi altra gente in casa e tutto il resto. Infatti le chiede, signora, c'è qualcuno in casa lì con lei? E lei dice, sì sì, ci sono le mie due figlie. Le sue due figlie hanno 5 e 8 anni, quindi molto probabilmente hanno la nostra età, le sue figlie. Perché avevano 5 e 8 anni nel 98, vuol dire che una è del 93 e una è del 90. Quindi più o meno mia età e Il vicebrigadiere allora chiede a Milena se può parlare con le bambine, più che altro per assicurarsi che queste bambine siano vive. Allora la donna chiamerà la bambina più grande e le dice Dai vieni al telefono che c'è un amico di papà. Quindi lei risponde e dice Cosa c'è? Cosa vuoi? E il vicebrigadiere gli risponde Guarda sono un amico di papà, mi sai dire dov'è? E lei dice: No, papà, guarda, non è in casa, è uscito stamattina presto per fare il mercato e non è ancora tornato a casa. E allora gli chiede: Ma la tua sorellina piccola sta bene? Sì, sì, sta bene, sta guardando la tv. E quindi a quel punto il viceveria si tranquillizza e si fa ripassare. Milena. Eh, la donna intanto dà le sue generalità, dice che si chiama Milena Quaglini: ha 40 anni, abita a Broni vicino a, a Stradella. E intanto arriva la volante a casa sua. A quel punto Milena passerà direttamente il telefono al carabiniere che arriva a casa sua e quindi lì hanno tutto sotto controllo. E gli diranno: Ok, um, ciao Lollino, eh, facci vedere un attimino dov'è tuo marito, co cosa hai combinato? Perché subito lì lì non, non trovavano niente, non vedevano scena del crimine e quindi pensavano che magari fosse tutto una, un suo viaggio mentale. E invece, lei li accompagnerà poi nella terrazza in camera da letto e lì troveranno il corpo del povero marito di Milena. Ma facciamo un attimo un passo indietro. Chi è Milena? Milena Quaglini, come vi dicevo, a 40 anni, è sposata con un signore che si chiama Mario Fogli. Un signore che è più grande di lei, ha 52 anni. Lui fa un ca il camionista per un'azienda edile e apparentemente hanno una famiglia abbastanza normale, cioè moglie, marito, due figli, in realtà ci sarebbe anche un terzo figlio che ha 18 anni ma è figlio soltanto di Milena e questo figlio non può vivere in casa con loro perché Mario non lo voleva. Quindi il figlio abita altrove. Uh, Milena è tra l'altro una donna, come vi dicevo, minuta ma piacente. Ed è molto timida, molto riservata. Lei ha una passione nella sua vita che è la pittura, e dipinge moltissimo, soprattutto dipinge nature morte, paesaggi, usa tantissime tecniche di pittura. Tant'è che dipinge eh, anche dei soggetti politici in modo politicizzato, perché indovinate un po': lei e il marito di quale partito erano attivisti. Dai, indovinate, secondo me indovinate di quale partito erano attivisti entrambi. No, non PC, non Casa Pound, la Lega! Bravo, Abichiz è arrivato subito! La Lega, la Lega Nord. Loro erano fissati con la Lega Nord, ma proprio belli infognati. Tant'è che lei dipingeva anche dei, eh, dei soggetti a tema Lega Nord, per eh, come dire... Mh... Omaggiare il partito, ok? Tant'è che quando facevano la festa della Lega in paese c'era uno stand dedicato soltanto ai dipinti di Milena. Quindi capite che erano proprio dei soggetti belli inseriti nell'ambiente Lega Nord. Quindi, eh, poi diciamo, coincidenze. Pff, no, vabbè, scherzo, scherzo. Comunque. Eh, come vi dicevo, mh, molti li descrivono come una coppia normale, tantissimi sono sconvolti da questo omicidio che lei ha compiuto nei confronti del marito, ma non i vicini di casa, perché i vicini di casa eh, sentivano che i due erano un po', come dire, litigarelli, ma molto litigarelli perché adesso verrà fuori il tipo di rapporto che avevano. Avevano un rapporto veramente molto tossico, cioè proprio amore e violenza, eh, litigavano in continuazione, eh, poi prende, cioè erano entrambi abusatori di alcol, quindi si ubriacavano, poi si menavano e, e i vicini erano parecchio disturbati tra l'altro dalle, dalle loro liti. E eh, quando Milena, insomma, tra l'altro viene arrestata, le fanno subito un interrogatorio, e Milena racconterà un pochino la situazione che viveva in casa. Milena purtroppo viveva una situazione davvero terribile perché eh, era sempre lui quello che in realtà accendeva le liti e voleva litigare con lei. E i motivi erano sempre gli stessi, in particolare perché non voleva l'altro maschio come ha detto lei, l'altro maschio, che è il suo figlio di 18 anni che lei aveva avuto da un altro precedente matrimonio. Molto probabilmente sempre per questa ottica patriarcale, perché poi vedremo che Mario è un padre padrone, è un patriarca. Quindi avere un altro maschio. Eh, figlio di un altro matrimonio in casa no aspetta la logica del branco No, il maschio giovane che minaccia l'autorità del poter familias eh no eh. quindi l'ha cacciato di casa e litigavano spesso su questa cosa perché ogni tanto il figlio si palesava giustamente cioè nel senso è eh, comunque il figlio di Milena e poi l'altro motivo per cui litigavano spesso era che lei lavorava e lui non voleva che lei andasse a lavorare ma lei continuava grande Milena in questo ti appoggio, perché lui diceva: Eh, ma una donna che lavora prima o poi tradisce il marito. Eh, quando c'hai il casto piccolo, poi c'hai paura che le donne siano indipendenti. Cioè, scusate, eh, scusate, però intendo non proprio letteralmente casto piccolo, lo sapete cosa intendo, non faccio body shaming per questo. Ma eh, intendo il fatto che hai l'autostima sotto i piedi e, sei, e vuoi anche fare il padre padrone, no? Quindi non ti senti abbastanza virile da poterti tenere tua moglie, perché se va a lavorare, sia mai che dopo diventa indipendente, potrebbe anche lasciarti. Perché se lei non ha potere economico e non può andare da nessuna parte, allora rimane con te per forza. No, ma bello comunque, bello l'amore, eh? Devo dire, proprio top. Bravo Mario, bravo. La picchiava per questo motivo. Sei andata a lavorare, ti meno, vai, hai preso i soldi, ti meno. Certo, c'è una donna che si è andata a fare, a fare la madre e andare a lavorare, giustamente si prende gli schiaffoni quando torna a casa perché è andata a lavorare, coglione. Comunque tra l'altro di soldi lei tra l'altro diceva ma scusami io se smetto di andare a lavorare chi la mantiene la famiglia che tu sei un cazzo di beone spendaccione giochi d'azzardo e spendi tutti i soldi in stronzate, già guadagni poco poi spendi tutto in stronzate se io non lavoro chi la, chi la mantiene, chi la mantiene i figli? Scusa eh comunque aveva anche ragione comunque eh, a riprova del fatto che Milena non mentisse sulle violenze che riceveva a, dal marito in casa ci sono appunto dei, dei vecchi verbali delle carte dell'ospedale. Una volta lei è andata in ospedale con i denti rotti perché lui le aveva tirato un pugno e le ha rotto i denti. Un'altra volta si è dovuta far operare perché lui le ha sfondato un timpano con un ceffone. Che voi sapete che date uno schiaffo molto forte sull'orecchio, eh, si crea l'effetto sottovuoto e poi esplode il timpano. Una cosa terribile. Per di più, avevano anche una denuncia che era stata poi ritirata da Milena per percosse di due anni prima. Quindi lei l'aveva ritirata perché poi aveva deciso di rimanere lo stesso col marito. Però comunque questa denuncia c'era. Per di più, tanto per non farci mancare niente, ci sono anche dei testimoni che avvalorano questa uh, tesi di Milena, perché sia la mamma di Milena sia le due bambine. Sia i vicini di casa, sia il figlio diciottenne, tutti quanti confermano che lei era il sacco da box di Mario. Milena, ovviamente, come dicevo anche prima, ha un altro. Sì, l'ha ucciso per difendersi. Questo sì, questo sì, adesso, adesso ci arriviamo. Comunque, Milena ha anche un altro problema: l'alcol. Lei è diventata alcolizzata, cioè in realtà non è che beve tutti i giorni, non è sempre ubriaca, ma ha delle crisi depressive. Che cura, cioè non è che le cura, però quando ha queste crisi depressive beve moltissimo. Tra l'altro è stata anche seguita dal CERT per disintossicarsi e le hanno dato dei medicinali. Tenetelo presente perché questa cosa tornerà. Quindi lei comunque cerca, bene o male, di riprendersi dall'alcolismo. E niente, che cosa è successo? Che quella sera lì lui ha esagerato più del solito, in particolare contro il figlio. Di lei è sempre contro il lavoro, sempre contro il figlio, e quindi lei quella sera lì ha sbroccato. Quella sera lì ha sbroccato male. Ma vi dico, non è tanto uno, eh, un raptus di rabbia improvviso, non è una legittima difesa che lei mette in atto nel momento in cui viene maltrattata, c'è la vendetta. <ride> Questa è proprio una vendetta bella e buona perché. Il primo agosto, cioè il giorno prima in cui lei ha chiamato in, in caserma, eh, il primo agosto del 98, è un sabato sera e sono le 22:30 più o meno. Eh, Milena e Mario sono a cena, hanno finito di mangiare e Mario ha ricominciato a romperle le palle, ha ricominciato a provocarla, a cercare di litigare. E poi ha cominciato anche a prenderla, pugni come al solito. Dopodiché quando si è sfogato lui prende su e eh, con la sua bella canottiera da, da, da wife beater va a letto a dormire. Milena, Milena a sto giro non sopporta più e quindi comincia a dire Basta, so basta, ci hai il cazzo, basta. Quindi prende le bambine, le mette a letto. E si mette in salotto a guardare la TV. Ma non la guarda la TV, vede solo che passano queste immagini così. E intanto aspetta che il marito sia definitivamente addormentato. Quindi si fa a mezzanotte, lei si alza, in punta di piedi, molto silenziosamente, si mette davanti alla porta aperta della camera da letto per ascoltare se il marito sta ronfando. Il marito ronfa, ronfa con quella soddisfazione per cui ronfano le persone con lo stomaco pieno e la vita rilassata, no? E questa cosa la manda fuori di testa, perché questo suo ehm, ronfare rumorosamente così la irrita, gli ah, dice, come cazzo fai a dormire, testa di cazzo, così. E quindi a quel punto dice, Sto è io. Quindi va nel ripostiglio, trova delle corde delle tapparelle, avete presente le corde della tapparella che sono veramente grosse e resistenti, prende quelle corde, ne taglia un pezzo e forma due cappi all'estremità, un cappio da una parte e un cappio dall'altra. Adesso cercherò di spiegarvi bene la dinamica perché è notevole, è veramente notevole. A questo punto, con questo laccio con due cappi, va nella stanza del marito. Sale sul letto silenziosamente e gli mette il primo cappio intorno alle caviglie lento, senza stringere. Poi gli fa girare la, la corda intorno ai polsi. E l'ultimo cappio glielo mette intorno al collo. Quindi lui è praticamente incaprettato. L'ha incaprettato. A questo punto lei dirà che voleva semplicemente farlo spaventare. Cioè, nella sua idea. <ride> Insalamato, infatti, cioè, nella sua idea c'era quella di farlo svegliare improvvisamente. Lui si trova incapprettato, lei lo minaccia, gli dice: Non ti permettere mai più, hai capito? Eeeh, eeeh, sì, signora, sì. E poi nella sua testa sarebbe finita così. E il problema è che Mario si sveglia. All'improvviso, ma non accetta passivamente, dicendo: No, slegami. No, no, comincia a cercare di menarla anche se è tutto pieno di, di, di corde. Lei, lui, comunque, in qualche modo riesce a, a colpirla. Quindi, eh, però, in questo tafferuglio, lui comunque cade giù dal letto e cade con la faccia per terra, così pam. Quindi la moglie incazzata nera poi dice hai provato a picchiarmi anche da incapprettato a quanto puoi essere uno stronzo a quel punto incazzata come una bestia prende la bagiura e comincia a dargliela in testa così mentre lui ha la faccia schiacciata per terra. Il problema è che però lui riesce a girarsi, riesce a liberarsi i polsi e le molla un ceffone fortissimo, per cui lei perde di mano la Bajur. A quel punto lui la vorrebbe colpire più forte, quindi cerca di alzarsi, ma cade e ricade. Allora a quel punto Milena va verso il comò, prende un cofanetto portagioie di legno e comincia a sbatterglielo in testa a lui. Però lui la riesce a, a fermare per i polsi e disarmarla e la ricolpisce, no? A quel punto gli prende anche un pezzo della. Riesce ad aggrapparsi a un pezzo della sua camicia da notte e gliela strappa. Miche... Milena, a questo punto decide di fare sul serio. Ha un cappio intorno al collo. Cioè, tu riesci veramente a picchiarmi anche in queste condizioni? Ma vaffanculo. Quindi gli prende il. Um, L'estremità del cappio che ha nel collo praticamente lo comincia a tirare, siccome lei comunque è minuta, si avvolge intorno al braccio tutta la corda, mette un piede sulla spalla di lui e comincia a tirare così, fortissimo. E lo guarda negli occhi così. E raga, si fa fatica a non empatizzare con Milena qui, eh. Si fa fatica a non empatizzare con Milena, lo so che sta facendo una cosa che non si fa. È una scena da film, lo è, però le bimbe in tutto questo casino fortunatamente non si sono svegliate. Comunque, cosa succede? Lei tira, tira, comincia a vedere che lui non respira, che, non, che tossisce, che comincia a soffocare. A quel punto molla la presa, ma si rende conto che il cappio è stretto, quindi cerca di aprirlo con le mani e non ci riesce ricorda Veronica Panarello questa scena? Un pochino le fascette di Veronica. Benissimo. A questo punto lei vola in cucina, Veronica, prende un coltello per aprire le corde che, che tengono stretto il collo del marito, ma purtroppo è troppo tardi. È troppo tardi e il marito ormai è andato. È, è bello che è morto. Come vi dicevo, le bambine non hanno sentito niente e Milena è sconvolta. Perché lei non voleva arrivare a fare questo. Voleva, voleva fargli paura, voleva spaventarlo, voleva fargli capire che lui non avrebbe mai dovuto metterle le mani addosso. Ma purtroppo è passata di là, è passata di là e lo ha ucciso. Quindi lei rimane seduta sul letto a fissare il marito che è steso morto per terra per 45 minuti. Perché non ha il coraggio di toccarlo, non ha il coraggio di verificare che sia realmente morto o meno. Come uno dice, chiama l'ambulanza! No. No, ambulanza no. Quindi lei rimane lì 45 minuti a fissarlo, dopodiché lo tocca e fa schifissimo perché è un cadavere. Eh! Eh. Anche qui empatizzo abbastanza perché fa uguale. A questo punto lei eh, rimane in stato confusionale perché nella sua testa è proprio sotto shock, esatto Blood, è, è sotto shock. E rimane lì a fissare il corpo di suo marito per un sacco di tempo. Cioè, fino alle 4, 4 e mezza della mattina, ore lei sta lì a fissare il corpo del marito. Il problema è che questo corpo, man mano, più lo fissa, più si irrigidisce e comincia a gonfiarsi la testa. Perché? Perché c'è una cosa che lo ferma qui. Quindi chiaramente, tutta questa testa. Sta cominciando a gonfiarsi. E comincia a diventare di un colore poco gradevole. A questo punto le viene da vomitare, le fa schifo, le fa paura, non lo vuole guardare gli... così. E soprattutto non vuole che lo vedano le bambine. Quindi va a prendere dei sacchi neri della spazzatura, di quelli grandi da condominio. E eh, lo copre alle belle meglio. metti uno sopra, uno sotto, così lo riesce a coprire un po' con questi sacchi della spazzatura tutto così schifitosa. E poi prende una coperta e lo avvolge tipo involtino nella coperta. Poi per chiudere bene il saccottino e fare tipo il. Ehm, avete presente quei saccottini di carne che hanno anche lo spago intorno che li chiude così? Ecco lei fa così con le corde della tapparella. Quindi lo chiude, lo infagotta bene, fa tipo l'involtino con la. E poi. La mummia. A me fa venire in mente un involtino sta cosa, con il... avete presente quei, quegli involtini con il viewstel in mezzo? Scusate ma quest'uomo mi faceva schifo, non, non lo so è una vittima, è una vittima, a me la gente così mi fa schifo, quindi sinceramente non, non ho troppa sensibilità. Poi per le altre vittime sì, però mm. comunque, comunque non mi è ritorno, perfetto. Ecco, benissimo. Quindi lui eh, viene avvolto in questa cosa e lo mette nella terrazza, perché loro avevano una terrazza eh, esclusiva della camera da letto. Quindi lo mette lì in terrazza in camera da letto. Ovviamente lui eh, sta là, lei aspetta che le bambine si sveglino. Lei noterà che c'è anche una macchia sul lenzuolo di sangue del marito. Che schifo! Quindi prende il lenzuolo e lava tutto perché. Lei è particolarmente scossa per questo omicidio, eh? cioè le dà proprio fastidio. Poi vedremo che. Grande punto interrogativo, però ci arriveremo dopo. Le mette tutto a lavare, rifà il letto, butta via tutte le insomma, arma del delitto, cose, cerca di cancellare tutte le prove possibili. E quando le bambine si svegliano, fa come nulla fosse. Cioè, dice: Ah, bambine, papà è uscito presto stamattina per lavoro, non torna a pranzo. E quindi stiamo tra di noi oggi e eh, resiste insomma fino alle 4 del pomeriggio dopodiché chiama i carabinieri e si denuncia da sola ovviamente le devono fare un processo per questo omicidio e lei continuerà a dire sia uh, davanti al PM quindi davanti al giudice sia in tribunale continuerà sempre a ripetere che lei non voleva è stato un incidente, quello la so spaventarlo e continua a piangere, piange, piange, piange a dirotto Milena, perché eh, è veramente disperata per questa cosa che non voleva fare e io ci credo. Cioè, io ci credo che lei non volesse veramente ucciderlo, perché se no l'avrebbe fatto molto tempo prima, considerate le sue doti. Comunque, eh, il processo si terrà il 26 aprile del 99, lei sceglie il rito abbreviato. E si tiene al tribunale di Voghera. A difenderla ci sarà un'avvocatessa, eh, Licia Sardo, che la difende con grande passione femminista, proprio perché eh, era animata da questa mh, donna che si era difesa da un marito abusante, una violenza domestica. E, e quindi Licia è molto convinta dell'innocenza di Milena, anzi si lega molto a questa causa. E perché ve lo dico, perché questa avvocatessa poi... Tornerà, in realtà la difenderà fino alla fine, però qui diciamo che ci credeva tanto in Milena, poi vedremo. Comunque, in primo grado le daranno 14 anni, che è tanto considerata la situazione. E infatti Licia ricorrerà in appello e in attesa del secondo processo Milena si prende i domiciliari. Prima la mandano in una clinica, fa domiciliari in una clinica dove la aiutano a disintossicarsi dall'alcol e in parte come ospite da un suo amico a Bressana, che è anche lì vicino a dove eravamo prima, sempre in provincia di Pavia. Bene, però Milena, questi domiciliari. E stanno un po' stretti perché lei li viola in continuazione. Il 5 ottobre del 99, infatti, viene trovata alla guida di una Fiat regata bianca di notte con la patente contraffatta, cioè della serie. Mille! Ma che stai a fare? Cioè, stai ai domiciliari e poi ti, 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 ti prendi la macchina non tua, ti fai la patente contraffatta, vai in giro di notte con la macchina. Vabbè. Quindi, che cosa succede? Una rincoglionita, infatti, una rincoglionita. E quindi cosa fanno? La denunciano per evasione e la rimettono dentro. A questo punto, col cazzo, con i domiciliari, ma la rimettono dentro. Ah, no, anzi, scusate, scusate. La denunciano per evasione, ma la tengono ai domiciliari ancora. Le concedono ancora i domiciliari. Le fanno questo un attimo un richiamo per evasione, e due giorni dopo fa la stessa identica cosa. Però questa volta. Tra l'altro, poi dopo capiremo che in realtà era anche un suo tentativo di farsi prendere. Eh. Uh, due giorni dopo lei rimane chiusa fuori di casa senza le chiavi e quindi deve chiamare i vigili del fuoco. <ride> quindi chiama i vigili del fuoco. Oi, oh, sono rimasta fuori chiusa fuori casa, ma lei non è dai domiciliari. Eh! <ride> No, vabbè, Milena. <ride> Quindi arrivano i vigili del fuoco, le aprono casa e poi la riammanettano e dicono anche Ciao senti. stavolta i domiciliari te, non, non te li diamo più. E infatti glieli revocano e la mandano al femminile di vigevano. Ovigevano, Vigeva, dove cazzo stava andando? Lo scopriremo. Lo scopriremo. Ecco, quando la, la rimettono nel carcere è il 7 ottobre del 99. Diciamo che la storia di Milena potrebbe essere tranquillamente chiusa qui, cioè nel senso che lei poi dopo seguirà i suoi processi, vedrà quanti anni le danno per l'omicidio del marito e finisce qui. Ma questo raga è solo la punta dell'iceberg, perché pian pianino verrà fuori che Milena, altro che xoricida Milena era una serial killer. Non drugheda, ma alcoliseda, quello sì. Comunque, il 6 ottobre del 99, guarda caso proprio mentre lei evadeva dai domiciliari, il 6 ottobre del 99 scompare un uomo, tale Angelo Porrello, che era un tornitore di 53 anni. Lui vive a Bascapè, che è sempre un paesello lì nella zona. E eh, insomma non lo trovano più, cioè sua figlia aveva un appuntamento con lui per parlare di affari di famiglia, di soldi, di robe, eh, l'ex moglie anche lo cerca, ma non lo trovano da nessuna parte. Quindi eh, l'ex moglie denuncerà la sua scomparsa ai carabinieri di San Nassaro, che anche lì sono tutti paeselli che io non, non conosco. Ahimè lo ritroveranno soltanto due settimane dopo, il 24 ottobre. E lo trovano in una maniera, io non veramente, tutte le volte che mi metto nei panni di chi trova i cadaveri, mi, mi viene su veramente il trauma. Perché praticamente l'ex moglie organizza un gruppettino di ricerche. Eh, lei, la sua migliore amica e un vicino di casa si mettono a setacciare tutta la casa e il giardino di Angelo per cercare delle prove, per cercare se ci sono um, già lasciato qualche biglietto, qualcosa. E eh, insomma guardano da tutte le parti, tra l'altro anche per giorni, fino a che non gli viene in mente di guardare nella concimaia che è in giardino. Che cos'è la concimaia? È una vasca. Di ehm, tipo sì, di mattoni scavata nel terreno dove c'è la merda, cioè la merda che viene usata da concime e praticamente questa concimaia è chiusa da una lamiera pesante. Quando sollevano la lamiera trovano Angelo rannicchiato in posizione fetale in mezzo al letame in un avanzatissimo stato di decomposizione, talmente avanzato che inizialmente cioè, deducono che è Angelo perché è scoperto, perché è scomparso ed è in casa sua. Ma non era riconoscibile come Angelo. Tant'è che non riescono nemmeno a prendergli le impronte. Quindi sì, stava diventando un compost anche lui. Lui, eh, inizialmente, la polizia dice: 'Il solito perché siamo in Italia, suicidio! No, vaffanculo! Suicidio il cazzo! Il cazzo! Come ha fatto a chiudere la lamiera? Eh? Eh, ci provano, eh, ci provano a dire suicidio, ci provano, però le evidenze, ma lo vedete quanto, cazzo sono ignoranti, ogni volta vogliono, vogliono far arrivare suicidio. suicidio, suicidio, anche quando è palesemente falso, Francesco Cioffi, Francesco Pantaleo, su via, perché sempre suicidio, suicidio, suicidio. perché fai prima, perché c'è meno da lavorare, Cioè. Vabbè, Elisa eh, Sì, Elisa ci stava. Non era poca voglia di lavorare. Anzi, lì ci è andato che ci è andato per eh, scoprire un amicizio. Una startup ha fatto un robo che si dice in una pianta quando morire si Sì, la conosco, lo conosco, lo conosco. Dove la è la minazione a mischiare con un'urna a terra in cui pianta il seme di un albero. Quello è vero, anche diventare un diamante, non è male. Ti pare che uno per suicidarsi si butta nella merda? Sì, poi ci si richiude anche, no? Questo perché non avevano trovato segni di violenza sul corpo. Vabbè che era già gravemente eh, deturpato il corpo, però comunque non c'erano fratture, non c'erano segni da nessuna parte. E quindi a quel punto pensano, ah, suicidio, no, no zii, adesso lavorate e andate a beccare anche l'assassino, e eh, che cazzo. Bene, in casa non ci sono segni di lotta, i vicini di sotto, perché lui viveva in una villetta dove c'erano i vicini al piano di sotto, piano terra, e lui stava al piano sopra. I vicini non hanno visto niente, non hanno sentito niente, quindi boh. Eh, per cui insomma deducono che eh, il lavoro deve essere stato fatto di notte. Ehm, cercano un attimino di scoprire, di scavare nella vita di Angelo e lui sco e scoprono una cosa un po' birichina. Cioè, Angelo era stato sei anni in carcere fino all'anno precedente, siamo nel 99, lui eh, dal 92 al 98 era stato in carcere per violenza sessuale sui minori. Quindi quello che va a pensare eh, la polizia è: magari qualcuno si è vendicato. Magari qualche genitore di bambino violentato, magari qualcuno del vicinato che non voleva vivere con eh, un pedofilo, un molestatore, una cosa del genere, quindi diventa credibile che, ehm, che possa essere stata una vendetta di questo tipo. In realtà, che cosa scoprono? Che nella buchetta della posta del nostro caro Angelo c'erano due lettere di Milena Quaglini. E non gli sarebbe mai venuta in mente Milena Quaglini se non avessero trovato quelle lettere. Quindi trovano queste due lettere, mandate una il 7... E l'altra l'11 di ottobre, quando lui era già morto e lei era già in carcere, in cui niente, lei gli ha mandato delle lettere scritte in modo formale: signor Porrello, bla bla bla, bla gli dà del lei. Quindi sembra che abbiano un rapporto di conoscenza, ma non di confidenza. E invece. Comunque, eh, quando fanno qualche domanda ai vicini di casa, ai figli di Angelo. E chiedono: ma eh, avete mai sentito parlare di una certa milena? Avete mai visto una donna fatta così, così cosà qua? Subito i vicini di casa dicono: Sì, 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 è dai primi di ottobre che vediamo questa signora entrare in casa con lui. Poi una volta li abbiamo anche visti che si scambiavano delle tenerezze, eh, erano in giardino, lui le metteva il braccio sulla spalla. Poi giravano sempre insieme nella macchina di lui. Ah, che macchina ha lui? Una Fiat regata bianca. Zan zan, zan! E, e E Milena era stata fermata proprio su una Fiat regata bianca. Mm, non è che Milena non ce la racconta giusta. E poi parleranno addirittura con la figlia che gli dice: Guarda Angelo. Mi aveva raccontato di aver conosciuto una donna con la quale lui voleva andare a convivere, che si era innamorato perdutamente di questa donna. Mi ha detto che aveva più o meno 40 anni e che si chiamava Milena. A posto, abbiamo già creato tutto il rapporto. Ora però non ci si spiega perché quelle due lettere scritte in una maniera così formale pensano: sarà un depistaggio? È eh già, è eh già. Tra l'altro l'ultima volta che vengono visti insieme è il mattino del 5 ottobre insieme nella macchina bianca, nella regata bianca. Che tra l'altro niente da dire, Milena, ma cosa ci facevi in giro sulla regata bianca con il tuo fidanzatino che, che dovevi essere ai domiciliari? E poi nessuno dice niente che questa qui girava, Non nonostante fosse ai domiciliari così. Non ce l'hanno la cavigliera? Non ce l'avevano nel 99 la, la cavigliera? Eh, una volta che hanno scoperto tutti questi dati Vanno in carcere e dicono Milena ci devi raccontare qualcosina Perché mi sa che tu e Angelo Porrello avevate mm? sapevi, sapevi che era scomparso? No non lo sapevo È anche morto Osta, non sapevo mica io, anzi, io anche ho anche scritto delle lettere proprio perché volevo rimanere in contatto con lui. Ah, ok, quindi le chiedono un po' come si sono conosciuti. E lei dice, ah, guarda, l'ho conosciuto tramite un articolo sul giornale, un annuncio. C'era questa eh, rubrica, Milena <ride> t'ha posto, esatto, c'era questa rubrica che si chiamava Passaparola e c'era un annuncio che diceva: 53enne divorziato, dinamico e longilineo. Casa propria, cerca compagna, massimo quarantenne. Per amicizia, convivenza e poi si vedrà. Quindi, ovviamente, Milena non poteva resistere. Perché lei, in realtà, aveva bisogno di un posto dove passare i domiciliari. Perché Milena, che è una poraccia. Eh, sua madre aveva chiuso la porta in faccia. Cioè, io i domiciliari qua non ti tengo. Ehm. La, 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 insomma, i suoi amici, in realtà l'amico con cui che lo, la doveva ospitare L'ha ospitata per un po', poi hanno litigato e l'ha cacciata fuori casa È andata in un istituto religioso per passare i domiciliari lì E eh, insomma, anche all'istituto religioso l'hanno cacciata Perché era un alcolista e non volevano alcolisti nel loro istituto religioso E quindi a questo punto lei non sapeva dove andare Ed è anche per questo che era sempre in giro ai domiciliari Perché non aveva un posto dove stare, poraccia Poraccia, poi, fino a un certo punto Comunque sia, eh, cosa voleva fare lei? Voleva affittare la stanza di Angelo, cioè voleva andare a vivere a casa di Angelo in cambio di lavori domestici. Quindi diceva: mi fai passare i domiciliari qui, io ti faccio i lavori di casa e tu mi permetti di vivere qua. Questo è quello che ha raccontato lei. Che poi in realtà facessero anche mala mala, e lei ah! è un altro discorso che però lei non confessa. Fatto sta che diceva: Guarda, ma io stavo aspettando semplicemente l'autorizzazione del giudice per cambiare domicilio e andare poi da lui. Ma non è che avessimo chissà che rapporto, no? Anzi, non sapevo nemmeno che fosse scomparso. Comunque, gli inquirenti non ci cadono in questa storia, perché insomma, ci sono delle prove che mettono assolutamente in crisi la sua dichiarazione. Perché? Perché ci sono dei... degli inquirenti che fanno il lavoro sporco. Il lavoro, proprio un lavoro infame, io non vorrei mai fare in vita mia. Praticamente si mettono i guantini e vanno a cercare nella pattumiera, in tutte le varie pattumiere di Angelo. Allora, innanzitutto trovano cinque confessioni di medicinali vuote, eh, avvolti tra l'altro nella carta stagnola dentro il cestino della cucina. Dice... Cinque confezioni di medicinali che guarda caso questi medicinali sono proprio Alchon che ha ah, con l'H si chiama Alchon questa medicina e puta caso è eh, proprio una coincidenza era una medicina che eh, il SERT aveva mm, prescritto a Milena quindi un altro indizio che porta a Milena. Poi trovano dei capelli sul letto di Angelo, dei capelli di donna scuri, molto simili a quelli di Milena, quindi probabilmente lei ha dormito con lui. E qui c'è la cosa del lavoro infame, cioè qui c'è cioè proprio che è schifo, perché, veramente raga, tenetevi lo stomaco, no, non, volete farla, non volete andare a lavorare in polizia, voi non volete. Perché questo poliziotto, santo cielo, con eh, i guantini è andato nel cestino del bagno, ha tirato fuori un assorbente, un, um, un salvaslip. Non contento, non era abbastanza però il salvaslip. Lo ha aperto e ha raccolto i peli pubici che c'erano sul salvaslip. Eh. Oh! <ride> che schifo! Raga, che schifo! Ma che lavoro infame! orribile veramente cioè non, non lo volete fare voi ispettore no. no a questo punto però questa morte di angelo porrello non, eh, non resta indiscussa anzi parte il giallo di bascapè si chiama proprio giallo di bascapè i media ne parlano la gente ne parla e i sospetti sono tutti su milena anche i media i giornali si concentrano su Milena. Quindi a questo punto emergono anche delle nuove testimonianze. Sapete che quando i casi diventano mediatici, poi guarda caso, le persone si ricordano delle cose e grazie a Dio, no? È abbastanza anche normale. Quindi un testimone dice: Ma sapete che Milena mi sa che. Lei è stata presente anche durante un'altra morte misteriosa. Nel 95, infatti, Milena si era separata dal marito, separata e eh, non divorziata. Mario Fogli è sempre quello che ha ucciso che la menava. Si trasferisce a Este e lavorava come custode in una palestra e faceva i lavori da questo signore ottantenne, giusto dalla Pozza. Bene, un giorno Milena, in particolare il 27 ottobre, torna a casa del signor eh, dalla posta e trova la porta socchiusa con le chiavi inserite. E dice, mmm, non è una cosa buona. Entra, è tutto buio, accende la luce e trova sul pavimento una grande macchia di sangue rappreso, enorme. Quindi dice, oh, cazzo, però vede che in lontananza... C'è un bagliore che esce dalla luce eh, che esce dalla camera da letto. E quindi capisce che c'è la bagiura accesa. Quindi ci deve essere qualcuno in camera da letto. Va verso la camera da letto e purtroppo trova Giusto eh, Steso per terra morto, con la testa sotto il comodino, rovesciato, piena di sangue. E a questo punto lei chiama il 113 e troveranno l'anziano in realtà in coma. Non era ancora morto, era in coma. Ed era in coma per le fratture che aveva alla testa. Morirà soltanto dieci giorni dopo in ospedale, quindi, comunque, non ha potuto raccontare nulla. E Milena, quando le faranno delle domande, in virtù della morte di, di Giusto, racconterà che eh, era successa una cosa simile anche due giorni prima. Perché eh, lei aveva di nuovo trovato Giusto riverso a terra pieno di sangue, ma era riuscita a dargli una mano, era riuscita a farlo riprendere e lui le aveva raccontato che era stato aggredito da due suoi amici a cui aveva prestato dei soldi. E quindi, insomma, lei è questo quello che racconta. Gli inquirenti ovviamente le, le, le credono. E quindi cominciano subito a indagare su un eventuale giro di usura del signor giusto. Però non trovano niente, quindi a quel punto si fermano lì e anche questo rimane un call case. Poi lo sapete che quando viene ucciso un signor anziano, purtroppo tendono a chiudere prima i casi perché c'è meno attenzione verso gli anziani. Questo è un grande, grande mm, dispiacere che mi dà tutto ciò. Però purtroppo è così. È un modo anche abbastanza evoluzionistico di dare importanza alle persone. Più sei giovane, più vali, più sei vecchio, più sei da buttare. Quindi chiaramente se viene ucciso un signor anziano che era già lì in età da morte, chi se ne frega, no? Vabbè. Scusate, piccola mia riflessione, purtroppo triste, ma vera. Potremmo classificarla come vedova nera? Sì e no, perché comunque non fa fuori i suoi compagni fa fuori uomini random animata da un senso di vendetta nei confronti degli uomini. Adesso poi ci arriveremo, ci arriveremo anche la spiegazione del perché uccide. Quante probabilità ci sono che la stessa persona trovi due persone moribonde, malmenate male in casa? No, allora lei trova lui malmenato in casa due volte a distanza di due giorni, ma sempre dalle stesse persone. Comunque mh. La versione di Milena anche qui, quando le richiedono ma senta, ma quella storia di giusto com'è andata? Lei lo racconta uguale, ma la, la racconta uguale anche alla sua avvocatessa Licia Sardo che per la prima volta comincia a vacillare un po', comincia a non avere poi tutta questa fiducia nei confronti di Milena. E voi lo sapete che gli avvocati una cosa vogliono dal proprio cliente la sincerità. Perché non ti possono difendere se non sanno la verità Poi magari tu gli dici la verità Gli dici anche comunque voglio mm, Voglio andare in tribunale e professarmi non colpevole Però comunque lui gliela devi dire la verità Perché se no E quindi Licia qui ci rimane di merda Perché dice cazzo ti ho dato fiducia Ti ho difesa con grande spirito femminista Perché sapevo che ti stavi difendendo da un marito violento E adesso mi menti sapendo di mentine e insomma, eh, lì qui comincia un po' a rompersi le palle. Il 23 novembre del 99 le fanno un interrogatorio di quattro ore. Dopodiché Milena finalmente svuota il sacco e confessa l'omicidio di Angelo Porrello. Ma secondo voi perché ha ucciso Angelo Porrello? Perché? Perché Angelo è cattivo e la stuprata, ovviamente. Aileen Wornos. Siamo davanti all'Aileen Wornos italiana uguale. Non sapremo mai se è andata davvero così o meno. Può anche essere. Però cazzo, tutta sta gente che vuole stuprare Milena, cioè, incredibile. La serial killer di tipo missionaria uccide per una missione personale. Sì, 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 esatto. A questo punto emerge finalmente la confessione rispetto a come sono andati i fatti per la morte di Angelo Porrello. Angelo Porrello non è il signore anziano, eh. È il signore che è stato trovato nella, nella letta Maia, quello di 53 anni, trovato nella letta Maia. Allora, lei racconta che il 5 ottobre hanno pranzato insieme a casa di Angelo a Bascapè e hanno mangiato la pasta asciutta al sugo. Se vi interessa, ve lo dico: hanno mangiato la pasta asciutta al sugo. Poi Angelo, dopo pranzo, gli è venuto il voglino e ha pensato bene di provarci con lei, e eh, lei non voleva. Perché questa cosa non sta in piedi? Perché hanno trovato il salvaslip in bagno lì vicino in camera da lui, i capelli di lei nel letto di lui, quindi lei ci andava a letto tranquillamente, cioè, è che non voleva, vabbè. Comunque, eh, racconta che lui l'ha presa per un braccio bruscamente, che le ordina di mettere una sottoveste e la trascina in camera da letto. Lei a quel punto oppone resistenza, ma lui la picchia e la costringe a forza: la prende per le braccia, la sbatte sul letto e la violenta. A questo punto lei non, non combatte più, cede perché vede che non riesce a eh, difendersi da un omone così forte e quindi subisce questo stupro. Dopodiché lui ne vuole un altro, ma lei gli dice: No, no, aspetta Angelo, dai, fammi prendere un attimino, ti porto un caffè. Quindi va in cucina e fa il caffè. Nel caffè ci metterà, ci scioglierà tutte le medicine che ha dietro con sé, tutti i suoi sonniferi psicofarmaci. Quindi ci mette un intero blister di Halcion, che è un sonnifero, e un altro blister intero di Trittico, che è un antidepressivo. Io queste medicine non le conosco. Forse meglio che non le conosciate neanche voi. Però se le conoscete, io non le conosco. Comunque, sono eh, appunto tutte medicine che lei aveva prescritte per se stessa, quindi ce le aveva dietro legalmente e normalmente. Il fatto è che eh, Angelo berrà questo caffè, però lei dice: questo è il racconto di Milena, che lui beve il caffè, era pieno di zucchero, quindi non capisce che c'erano le medicine dentro. Però, una volta finito vede che sul fondo rimane della roba azzurrina. Quindi a questo punto lui capisce che lei gli ha messo qualcosa nel, nel caffè, la aggredisce, quindi si alza, fa per aggredirla, le stringe le mani al collo e improvvisamente perde le energie, si accascia e muore. Anzi, sviene, non muore, sviene. Ora, già questa parte della storia non è credibile. Perché per quanto abbia messo tot mh, pasticche e tutto il resto, c'è un tempo di assimilazione. Eh, quando le prendi per via orale c'è un tempo di assimilazione, che sono almeno 10-15 minuti. Non è possibile che lui abbia potuto avere gli effetti immediatamente, subito, cioè dopo aver bevuto il caffè così. Quindi già questa pezzo di storia non sta in piedi. Quanto sta che lei dice, ah è... È crollato al suolo no quindi a quel punto lo ha preso per le ascelle e lo ha portato in bagno e lo ha messo nella vasca da bagno. Ora io mi chiedo anche, Milena. Cioè, pesavi 40 kg, come cazzo, hai fatto a mettere Angelo di 53 anni, tornitore. Quindi immagino. Beh. Come hai fatto a metterlo nella vasca da bagno? Zia. Incredibile, c'è cioè una forza atavica, sta donna veramente. Comunque, okay, lo mette nella vasca da bagno, apre l'acqua e va a farsi una passeggiata. Così, va a farsi una passeggiata. Lascia per un'ora l'acqua aperta. Tra l'altro, vuoi allagare tutta la casa? Va bene. Lascia uh, a casa, lascia insomma l'acqua la, scorrere E poi rientra dopo un'ora E trova Angelo ancora immerso nella vasca Però intorno a sé che galleggiano con il corpo C'è cioè il suo vomito e i suoi escrementi Quindi lei capisce che ok è morto Io non so uh, Milena che fantasia hai per tutto ciò Però ok <ride> Ok ma davvero, questa è, la, questa è la confessione di Milena, non sapremo mai com'è andato realmente. Sicuramente non è andata esattamente come lo racconta lei. Perché? Mm. Dopodiché dice, ah ok, allora è morto, quindi lo prende per le ascelle e lo porta nella concimaia e lo ricopre con la lamiera dove l'abbiamo trovato. Dopodiché ovviamente andrà in bagno, pulisce tutte le prove, pulisce tutto e si dà. Si dà con la macchina, con la regata. E perché, appunto, quella notte verrà fermata? No, perché aveva la patente contraffatta, aveva la macchina e doveva stare ai domiciliari. E quindi sarà proprio quella volta in cui la fermeranno e la denunceranno per evasione dai domiciliari. E poi lei, due giorni dopo, chiama i Vigili del Fuoco dicendo che era rimasta chiusa fuori di casa. Ma tutte queste cose che abbiamo preso per deficiente lei, in realtà le ha fatte apposta per essere beccata. Cioè lei voleva essere arrestata e messa in carcere, proprio perché se l'avessero messa in carcere, una volta trovato il corpo, non avrebbero potuto risalire a lei perché lei era in carcere. Tutto a test. Ed è per quello che ci ha mandato le lettere il 7 e l'11 di, di, di novembre a lui. Di, no, scusate, di ottobre Per sviare, no? Per fare finta di non sapere niente E scrivere dal carcere Come dire, io proprio non c'entro assolutamente nulla, no? Che serataccia per Milena Eh, vedi, appena ammazzato il marito Va da un altro che la stupro, cioè, che le fa violenza anche quell'altro Vedi, uno dietro l'altro che la, la, la violentano tutti, guarda Comunque sia verrà anche il momento di fare i conti con la morte di Giusto della Posta. Quindi vediamo un attimo anche la, la versione di Milena su Giusto della Posta, il signore di 83 anni. Quindi. Ehm, lei dirà che il 27 ottobre. Tra l'altro, lei uccide sempre ad ottobre. Non so per quale motivo uccida ad ottobre. Il 27 ottobre del 95, lei stava facendo le pulizie a casa di Giusto. E dice che Giusto. Eh, hey, giusto, improvvisamente. Dai, dai, che lo sapete, che cosa succede? A ah, giusto di 83 anni con la signorina delle pulizie, che è il Milena, malauguratamente Cosa succede? Dai, che lo sapete, giusto in quel momento, la stuprata. No, lui la prende la ferra per il braccio, vuole fare le cosacce. Il fatto sta che lui era un anziano, ma era comunque molto forte, dice lei. Quindi non è riuscita a difendersi e per potersi difendere ha dovuto afferrare una lampada, una bajur e sbattergliela in testa. E quindi dicono, Milena, ma gliel'hai sbattuta una volta in testa? L'hai massato sul colpo? No, gliel'ho sbattuta molte volte. <ride> ah, ok. Eh sì, sì. Poi dopo è finito sotto il comodino, già che gli ho dato anche una comodinata, che non si sa mai. Comunque abbiamo visto che... Um, L'arma del delitto preferita Dalla serial killer Elena Quaglini Le bajure. Cioè, Le Bajur sono top arma del delitto A quanto pare Vabbè Ehi uh, ragazza mia Adesso potrà anche essere tutta sta legittima difesa Però ne hai massati tre In tre luoghi e tempi diversi Sei una serial killer Raga Milena Quaglini è una serial killer Ne ha fatti fuori tre In tre momenti e sedi diverse a questo punto faranno una perizia psichiatrica alla nostra Milena. Milena eh, fa molta fatica tra l'altro a parlare della sua infanzia perché è un'infanzia molto sofferta. Parla a malapena della madre pochissimo, parla a malapena del padre ma a spizzi che non ne vuole parlare. E io credo che lei abbia subito degli abusi sessuali da parte del padre. Perché lei dirà semplicemente che lui era molto mm, violento. Ed era un alcolizzato. Però non, non va oltre a questo. Sì, sì, mi picchiava. È, è molto. cerca di, di evadere queste domande. Quindi mi viene da pensare che eh, una donna che evade dalle domande sul padre e che riesce a dire giusto che era violento alcolizzato e che continua a sentirsi stuprata un po' da tutti, o viene, non lo so, magari era vero, ma io dubito secondo me abusi sessuali da parte del padre o da parte di un amico del padre o di uno zio non lo so però secondo me li ha subiti cioè mi sembra abbastanza però è una mia opinione eh, questo ve lo devo dire è una mia opinione comunque eh, ecco volevo anche chiedere una cosa a voi vedete che si parla sempre di uomini violenti e alcolizzati e non si parla mai di uomini violenti che si fanno le canne ci sarà un motivo, no? No, giusto così, un attimo, per farvi pensare un pochino che l'alcol è legale, le canne no. Però oh, io di violenti che si fanno le canne ancora li devo sentire. Mio padre era un violento, mi picchiava, si faceva le canne. Non l'ho ancora sentita sta cosa, eh, sinceramente. Però, eh, sì alla Maria, raga, cioè è quello che volevo dirvi, semplicemente. L'alcol è... è legato alla violenza per forza perché l'alcol comunque eh, eccita quelle parti al tuo interno eh, che, che stimolano l'aggressività, la, stimolano la violenza. La cannabis, il contrario. Cioè, la cannabis, se sei incassato e vuoi mollare un pugno a qualcuno, ti fanno fumare una canna e ti fai: ah, No, vai fratello, faccia amore. Ma che te stiamo a picchiare, dai. Il calume dell'amicizia. Cioè, capite che non ha senso che sia illegale la marijuana e l'alcol? Sì, vabbè, io ogni volta comunque questi ragionamenti. Però, eh, cioè, dategliela la cannabis a uno violento, dategliela. Vediamo se è ancora violento dopo. Cioè, comunque, vabbè. Ma torniamo a noi. Ehm, lei racconterà. Ah, tra l'altro le fanno il test del QI, visto che siete sempre un po' feticisti del QI dei serial killer. E lei ha 115. Non male, considerando che la media va dai 90 ai 110, quindi leggermente superiore alla media. Non un geniaccio come Ed Kemper o come Andrew Cunanan o tanti altri serial killer che abbiamo visto non avevano 140-145 e, e passa. Lei 115, dai, mo, intelligente e modesta, comunque. Ci sta, ci sta. Comunque lei racconterà che sua madre era totalmente sottomessa da questo padre violento e che non l'ha mai difesa perché il padre picchiava sia lei che sua madre. E quindi lei vedeva tutti i giorni una madre che era incapace di difenderla, totalmente sottomessa, sofferente perché si pigliava sempre le botte del marito. E come abbiamo visto anche con Andrei Cicatilo, cosa succede? Che quando tu sei vittima e sei impotente, non riesci a reagire, non c'è nessuno che ti difende, tu maturi dentro di te. Una rabbia, un, un senso di, di, sì, di impotenza che poi ti genera rabbia perché tu vedi che comunque contro quell'uomo lì, contro quell'omone lì, non puoi fare nulla e devi subire e subire in continuazione. E quindi lei, quando diventa grande, perché ucciderà questi uomini? Perché erano tutti uomini che le ricordavano suo padre. E lei è una sorta di, di rabbia atavica nei confronti dell'uomo. L'uomo che si prende le cose, l'uomo, padrone, l'uomo uh, in particolare il marito, no? R ricopriva questo ruolo. Poi forse ci ha visto in questo uh, anche negli altri uomini. C'ha visto questo anche negli altri uomini che ha ucciso. Poi non lo sappiamo perché purtroppo abbiamo solo la versione di Milena. Io stento a credere che abbiano cercato di stuprarla tutti e due. Ma può essere. Cioè, può anche essere chiaro. Mh, non aveva bisogno di arrivare a, a uccidere. Sapete che è sempre sbagliato, anche se si subisce roba. Anche perché non era proprio una legittima difesa, se ne poteva semplicemente andare. Però, vabbè. Eh, chi lo sa, io, io continuo a pensare che magari loro ci abbiano un po' provato con lei, non che l'abbiano stuprata o abbiano fatto violenza, ma che magari le abbiano fatto un complimento, un commento proprio poco gradito, del catcalling che ne so. Milena, tra l'altro, non so se lo sapete, ma era astemia perché appunto c'era cioè, questo padre beone, quindi aveva l'antipatia nei confronti dell'alcol, per cui era diventata proprio astemia, cioè. cioè No, alcol no, non lo tocco E poi mentre aspetta la seconda figlia Incinta del suo marito violento Padre padre padrone Padre familias Mario Mentre è incinta nel 92 decide di diventare un alcolista Che passa da Astemia a alcolista Ma mentre è incinta no? Perché mi sembra proprio un'ottima idea Quella di iniziare con l'alcol mentre sei incinta Non hai mai bevuto un goccio di vino manco di birra in vita tua E diventi alcolista mentre sei incinta No, ma ottima idea! No, aspettare, no, aspettare qualche mese? No, eh? No. Perfetto. Tra l'altro, Milena tenterà anche il suicidio più e più volte eh, tramite farmaci o tagli delle vene. Cioè, cerca di tagliarsi le vene. Quindi finisci in ospedale. Nella sua vita, finisce in ospedale più volte eh, per tentato suicidio. Quindi, diciamo, non era proprio una donnina a casa tutti i giorni, eh? cioè, era una parecchio disturbata. Ecco. Comunque ehm, lei quando verrà eh, interrogata, insomma quando farà la seduta con lo psichiatra che cercherà di farla parlare un pochino dei suoi delitti, ehm, lei non ha nessunissimo senso di colpa. In particolare quando parlerà eh, dei particolari degli omicidi ehm, diventa molto freddina e diventa anche molto autogiustificante, cioè nel senso che non prova nemmeno un senso di colpa, se non nei confronti del marito. Perché del marito lei continua a dire non l'ho fatta apposta, non volevo ucciderlo. Io tendo a crederci, perché se no l'avrebbe fatto prima. Ehm, lì è stato proprio... Lei voleva spaventarlo, lui l'ha cercata di colpire fino alla fine, lei alla fine cioè, ha esagerato, ha esagerato con la legittima difesa. Però ci credo che non avesse preventivato di ucciderlo. Comunque sia, lei ci ha provato gusto, negli altri omicidi ci ha provato gusto, e eh, non solo ci ha provato gusto, ma continua a definirsi una vittima. Cioè lei continua a dipingersi come vittima delle circostanze, vittima degli uomini che sono delle bestie, che dalle donne vogliono soltanto il loro corpo, che sono dei viscidi, che si prendono quello che vogliono con la forza e lei non cede a questa cosa. Quindi lei è riuscita a difendersi, lei è stata una donna forte che li ha uccisi per difendersi in onore di femminismo. Eh, quindi, non ha assolutamente concezione eh, del dispiacersi o del sentirsi in colpa per tutto ciò. Ma perché lei ne è fermamente convinta? Cioè, lei rivedeva in quegli uomini suo padre, e quindi si sente comunque una vittima. E come in tutte: è, un ma... è una maschicida. È una maschicida, sì, è una maschicida. E in tutte le, le storie, raga, lo sappiamo che i mostri diventano tali perché sono a loro volta stati delle vittime. Quindi non è che ci deve stupire troppo questa, ehm, questo suo sentirsi una vittima. Anche perché moltissimi killer poi si definiscono loro stessi delle vittime e dicono loro stessi che ehm, gli omicidi li hanno compiuti proprio perché sono stati a loro volta vittime prima. Per cui lei ne è pienamente consapevole, ma non... Cioè, non, um, non dirà: li ho uccisi per rabbia, li ho uccisi perché non avevo un motivo. No, no, lei continua a dire: Io ero vittima di quegli uomini, li ho uccisi per legittima difesa, li ho, li ho uccisi perché ho fatto bene. Ora, ci sarà anche un altro piccolo particolare. Uh, allora, innanzitutto Milena. Aspettate perché questa è simpatica come cosa. Milena dice che in carcere sta bene. Infatti, troviamo una donna rinata. Cioè, lei in carcere si è disintossicata dall'alcol. Si è fatta delle amiche che non aveva un'amica a morire nella sua vita. Ehm, ha trovato dei buoni rapporti con i carcerieri, con pers il personale del carcere, si trova super bene. E poi, soprattutto, ha un sacco di tempo per dipingere. Che era la sua passione. Quindi, lei in carcere, sta da dio, è incredibile sta cosa. E poi. Uh, riceve anche, bene, state là, infatti, infatti. E lei riceve anche l'appoggio di diversi gruppi estremi di femminismo tossico estremo che non esiste solo oggi sui social, ma esisteva anche negli anni ah, uh, passati. Per cui ci sono davvero tante donne che le scrivono ammirandola, no? Dicendo: eh, Hai fatto bene, eh, sei la nostra eroina, grande, femminista, top, eccetera. Un po' come è successo ad Eileen Wornos. Ma guarda che queste due storie hanno molto in comune in realtà. E, e lei ne è compiaciuta, e lo dice, e lo dice anche che è compiaciuta di questa cosa. Comunque, ci sarà un'altra cosa che sarà mm, un po' particolarina e secondo me anche un po' fake. Cioè, lei a un certo punto comincia a parlare dei delitti in terza persona. E poi dice, per esempio dice, eh, lui, parlando del marito, lui aveva i suoi lati buoni, io ricordo sempre le cose belle, anche se so che lei l'ha ucciso. Elena, perché parla in terza persona? Lo psicologo dice che mi sdoppio e parlo di me come di un'altra persona. Comunque, sono consapevole di averlo ucciso io. Eh? E so che a volte faccio le cose solo per puro istinto, poi quando ci penso mi rendo conto che forse non dovevo farlo. Ora, questa cosa di parlare in terza persona, anche i si sì, va in dissociazione. A mio parere l'ha tirata fuori per prendersi il vizio di, il, 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 il vizio di mente, cioè per prendersi l'instabilità, in, l'incapacità di intendere di volere, diciamo. Paraculaggine. Esatto, paraculagine. Pensa a tutte le donne trattate di merda in quegli anni come si sono sentite riscattate. No, infatti, ma poi succede, mh, succede che vengano prese a eroe, a, reo, a eroine, no? Personaggi completamente traviati che non c'entrano assolutamente con la lotta femminista. L'ho fatto per questo. Era veramente intelligente. Vabbè, allora puoi dire che era intelligente anche l'assassino di Chiara Gualzetti, no? Eh, me l'ha detto il demonio, eh? Si sento le voci, cioè. anche lì a me sembra un po' una cagata, però vabbè. Ehm, comunque, anche qui sembra una cagata. Cioè, nel senso che lei ha, ha gli è stato diagnosticato un. Una diagnosi di depressione, è sicuramente dipendente dall'alcol, quindi ha un problema di alcolismo e ha un disturbo borderline, però non ha la psicosi da dissociazione, non ha queste cose che sta cercando di spingere un pochino, no? E quindi alla fine le, le danno un vizio parziale di mente. E cosa succede? Che devono rifare tutti i processi considerando il vizio parziale di mente. Quindi il 13 ottobre del 2000 ci sarà il processo per l'omicidio di suo marito e anziché i 14 anni che le avevano dato in primo grado le dimezzeranno la pena e le daranno 6 anni e 8 mesi per appunto questo parziale vizio di mente. Il 2 febbraio 2001 ci sarà il processo per l'omicidio di Giusto dalla posta, mi ricordo l'anziano di 83 anni e eh, lei qui si prende un eccesso colposo di legittima difesa gli hai sfondato il cranio con una baciurra e con un comodino gli hai sbattuto in testa così ti sei inventata delle cagate per anni e sapete quanto le danno? un anno e otto mesi un anno e otto mesi Fatto sta, fatto sta, che nonostante le stiano andando da Dio, questi processi, perché c'è la, la, la sua avvocata che è la che si lecca i gomiti a momenti, eh, il 16 ottobre 2001, è, lei è in attesa dell'ultimo processo per caso per l'omicidio Angelo Porrello, ma Milena non riesce a reggere la pressione di questo processo e tutto il resto, e quindi si impicca nella sua cella. E Poi viene a dire, ma non stavi bene in prigione? Ho capito, Milena... A posto, che si è impiccata così. Il 16 ottobre 2001 non ci ha dato la soddisfazione di vedere quanto le davano per l'omicidio di Angelo Porrello. E quindi niente, questa è la fine della storia della nostra serial killer Milena Quaglini che mi avete chiesto in tantissimi. Spero che vi sia. Piaciuta nell'orrore ovviamente di questa storia E a Milena le stava andando benissimo Cioè ma quando mai una serial killer si prende 6 anni e 8 mesi per un omicidio Un anno e 8 mesi per un altro Poi non voglio pensare che sia perché era anziano eh Poi Angelo Porrello secondo me forse gli avrebbero dato un po' di più Perché era diventato mediatico Era stato anche molto macabro lui messo nella, nella concimaia quindi è probabile anche che lei abbia detto: Sì, sì, mi è andata bene fino adesso, ma mo' con Angelo Porrello mi danno un ergastolo, mi danno vent'anni e starò qua per sempre. Quindi non voglio uh, tollerare questa frustrazione, mi, mi uccido. Però mi fa anche molto strano perché lei diceva che stava bene in carcere, che finalmente uh, lì aveva trovato delle amiche e tutto il resto. Ma è proprio così. Borderline: quando sono borderline, fanno così tante volte. Poteva aspettare l'appello, non, non l'ha aspettato, non l'ha aspettato. I border sono così, raga, eh. Tante volte dicono una cosa e poi fanno l'esatto opposto. E fanno, hanno degli sbalzi emotivi, sì, infatti, Albe. Hanno degli sbalzi emotivi pazzeschi, quindi magari gli è venuto un attacco di depressione eh, pesante. Che poi, tra l'altro, lei soffriva di crisi depressive, quindi aveva proprio degli attacchi di depressione in seguito dei quali poi eh, tentava il suicidio, quindi non era neanche la prima volta che tentava il suicidio lei. È presa così, e ciaone. Se l'avessero uccisa... La mia ex era borderline, ah, ne so qualcosa, guarda. Eh, il suicidio non è sempre una scelta logica e ragionata. No, infatti, infatti, non è una scelta logica e ragionata, però eh, forse lei, tra l'altro, diceva magari sto bene in carcere per fare la grossa, perché magari in quel momento stava... Eh, interpretando la giustiziera maschicida, no? E... e quindi voleva interpretare quella che in carcere stava meglio che fuori perché almeno lì non c'erano uomini. Capito? Forse, forse, non lo so.